Cari concittadini, buon pomeriggio. Sono 18:31, oggi siamo in orario, perché in genere ritardo sempre 10 minuti, un quarto d'ora. Ci troviamo a Modena con, ve la presento, Maria Luisa Campolo, coordinatrice provinciale di Democrazia Sovrana Popolare. Bene, avete visto, è una bravissima attivista di un altro partito. Come vedete, quando si deve lavorare per il bene di Reggio si lavora anche, e si deve così lavorare tra partiti diversi. E siamo qua a Modena per riproporvi un tema importantissimo, quello di salvare il campo di Modena, che ora vi faccio vedere nell'attesa appunto dei collegamenti, perché Maria Luisa, c'è una tecnica su Facebook, dobbiamo aspettare 3-4 minuti che si collegano le persone, se no ancora non hanno il tempo di collegarsi. Siamo venuti, vi ricordate, Peppe, tieni qua, siamo venuti mesi fa, sono venuto a fare una diretta denunciando quello che stiamo denunciando ora, mi avevano dato rassicurazioni, purtroppo le rassicurazioni che mi avevano dato non erano corrette e quindi il campo probabilmente si farà, cioè scusate, il campo probabilmente sarà distrutto per fare delle costruzioni del demanio, dei palazzi, una costruzione dove ci sarà la sede del demanio. Noi non abbiamo ovviamente nulla contro il demanio, ma la sede la dovrebbero fare in un altro posto, perché ovviamente non esistendo l'amministrazione, non esistendo il sindaco, noi parliamo, ora veramente è pleonastico parlare di falcomatà, dire sempre le stesse cose, l'amministrazione non esiste, non ha mai tutelato i territori, ora stanno venendo un po' di sceneggiate per fare un po' di voti in campagna elettorale, non sono mai stati vicini, qua si vuole prendere semplicemente il andare dal demanio e fare un'operazione che ora vi dirò, secondo me, qual è l'operazione da fare, che farò io e non farà il sindaco perché non l'ha fatto. Allora, vi faccio vedere il famosissimo, gloriosissimo campo di Modena, vedete, ci troviamo a Modena, ecco, vedete, abbandonato totalmente, ma questo diciamo sarebbe la cosa minore, e qua dovrebbero venire due costruzioni per fare gli uffici del demanio, ok? Quindi aspettiamo qualche secondo, noi io parlo poi, perché ci sono tantissime cose da dire, ma devi parlare tu oggi, Maria Luisa. Allora, aspettiamo qualche altro minuto, aspettiamo che si colleghino, vi faccio vedere dove ci troviamo, vedete, qua siamo, la strada che scende dallo svincolo a Modena, vedete qua i marciapiedi, ma ve li faremo vedere fra poco. Aspettiamo qualche altro minuto, salutiamo. Sì, ora li spieghi tu bene. Guarda lì. C'è una persona. Ah, quelle casette che dovrebbero essere gli spogliatoi. Ci sono quindi delle persone che stanno. Bene. Ah, a porta. Allora. Maria Luisa, vieni qua vicino così, perché abbiamo problemi di microfono. Allora, Maria Luisa, ecco, mettiti qua così, mentre parli facciamo vedere il campo. Allora. Sì, il campo di Modena. Allora, raccontaci un po' la storia. Maria Luisa, ve l'abbiamo detto, chi è la coordinatrice provinciale di Democrazia Sovrana e Popolare, che ha deciso, ci siamo sentiti, ha detto facciamo insieme questa diretta, per denunciare ancora una volta questa cosa. Allora, prego, sì, Maria. Perché Luisa, bisogna comunque lavorare sempre su quello che è il bene comune. La politica ha questa funzione, lavorare sul bene comune per gli interessi degli altri, non per i nostri interessi. Ora, il campo di Modena rappresenta l'interesse della collettività. Abbiamo un campo degradato che ha avuto una funzione nel suo passato, una funzione di essere punto di raccolta anche delle peste che c'erano qui nel quartiere. Però infatti è stato anche un campo, proprio un campo di calcio dove venivano a giocare, si confrontavano le varie squadre della città, certamente a categorie sicuramente inferiori, ecco. Però la cosa importante è che adesso questo campo è ridotto veramente in maniera... non si può guardare, è degradato, erbacce, casette abbandonate, dove addirittura abbiamo visto poco fa una persona che entrava dentro queste casette con un accappatoio, evidentemente ci abitano,
quindi aspetta che lo facciamo vedere un attimino, sì. Ecco, parla, ecco, vedete? Sì. Vedete gli spogliatoi del campo, vedete là? Poco fa è uscito un signore in accappatoio, ovviamente sarà qualcuno che magari, ovviamente, qualche indigente che è stato là dentro. Questo che era un campo dove c'era appunto una squadra, delle società che facevano crescere i ragazzi, vieni, non soltanto gli insegnavano il gioco del calcio, ma gli insegnavano diciamo, a vivere attraverso lo sport. Sì, prego, certo. Continua. Beh, il quartiere, come tutta la città, manca di centri di aggregazione e sappiamo bene le società sportive ogni anno che fanno veramente a gara e rincorrono i campi. Abbiamo visto l'inverno scorso anche il Palascatolone allagato perché purtroppo mancano le strutture. Ora, lasciare questo campo così in maniera incustodita, senza alcuna cura, è veramente qualcosa che tocca veramente il cuore. Noi chiediamo a viva voce che questo campo venga usato per l'uso per cui è nato e quindi che sia usato allo sport, che sia dato ai ragazzi come punto di aggregazione. I ragazzi hanno bisogno di un centro dove potersi vedere, dove poter giocare, così come anche le società sportive hanno bisogno di punti di riferimento. Quindi l'uso di questo campo deve essere adibito allo sport e non ad altro, perché il quartiere ne ha bisogno, ma la città ne ha bisogno, i giovani ne hanno bisogno. Noi siamo per una politica a favore dei giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. È inutile che stiamo a dire altre cose, bisogna puntare su questo. Bene, allora, mentre vi facciamo vedere, allora, approfittiamo per farvi vedere, state in linea, non ci lasciate perché vi farò vedere alla fine, venite, vi farò vedere una fogna a cielo aperto all'interno del rione Modena. Quindi vi prego di avere un po' di pazienza, che fra 5-10 minuti vi faccio vedere quest'altra schifezza che c'è. Qua non siamo in periferia, siamo al centro della città. Ah, qua è aperto, vedete, si può anche entrare, vedete? Ecco, qua vedete, ecco qua, un meraviglioso campo che ha, dove hanno giocato, abbiamo giocato, ho giocato pure io quando ero ragazzo, tantissime generazioni. All'abbandono, ma non è questo, il tema di oggi è che qui al posto del campo non solo l'hanno abbandonato da anni, vogliono fare questi due palazzi del demanio. Ripeto, il demanio non c'entra niente, in questo caso c'entra sempre l'amministrazione più scarsa della storia, che non ha fatto nessun progetto, nessuna cosa per poter, diciamo, fare di questo campo non solo un campo, farlo ritornare un campo sportivo, ma fare diventare questa zona un campo, una zona di aggregazione, perché al centro, nel cuore di Modena, e quindi serve un polmone. Qua non servono due palazzi, qua serve un polmone sportivo, ricreativo. Ci sono degli spazi in fondo, vi faccio vedere qua dietro, vedete, qua c'è un progetto del comune da anni, ma non hanno mai fatto niente. Qua c'è un progetto per il campo Goni, per quest'altra area demaniale, che è una discarica a cielo aperto. C'è un progetto comunale, ma il sindaco li fa le cose entro tra 150 e 200 anni, diciamo, proprio per vederli realizzati ci vogliono questi tempi. Allora, adesso scendiamo, Maria Luisa, così facciamo anche vedere, quindi qua che cosa bisogna fare. Io farò tutto quello che è in mio potere fare come consigliere comunale, ovviamente. Qua bisogna fare immediatamente una raccolta firme per poter far capire ai cittadini che è importante questa battaglia. Vedete qua uno che si fa una passeggiata, ovviamente rischia la vita. Guardate questo marciapiede, ovviamente a causa di questi alberi, ma ovviamente qua manca la manutenzione da anni e anni e anni, vedete? Sì, è impossibile percorrere questo pezzo di strada, e teniamo conto che abbiamo il rione di Modena a 5 scuole vicino, quindi vuol dire che questa strada è percorsa ogni giorno da decine e decine di ragazzi, e in queste condizioni veramente è degradante. Bene, andiamo a vedere, mentre passeggiamo qua, andiamo là, Amy, salutiamo Emiliano Imbalzano che è venuto con noi, ciao Emiliano, buon pomeriggio a tutti. Amministratore di questa città famosissimo e anche commentatore sportivo bravissimo. Allora, Emiliano, grazie di essere venuto pure tu, eravamo insieme e sei venuto anche tu per vedere questa cosa, che pensi di questa cosa? No,
perché in realtà questo qui è un tratto di strada, molto frequentato. Mi spiegavano un po' che c'è uno studio che vede forse 15.000 macchine di transito qui, e sì, c'è un grande transito con una scuola, però i marciapiedi non vanno assolutamente bene, quindi potrebbe essere individuata come priorità assoluta un intervento di bonifica dei marciapiedi, perché passano centinaia di ragazzi e di bimbi tutti i giorni da questi marciapiedi. Quindi in una sorta di graduatoria di priorità, diciamo che questa area come marciapiede, come bonifica, potrebbe essere assolutamente tra i primissimi posti. Per gli interventi che segnalavano di manutenzione ordinaria, vabbè, quello lì è un problema di siamo a livelli proprio è un problema di terzo mondo. Io dico questo, no? Ora abbiamo visto questo è il cuore di Modena, Ora andiamo a vedere il cuore di Modena dove c'è, sono le abitazioni, andiamo a vedere cosa c'è. Andiamo a vedere con grande. Vieni Emiliano, vieni Maria Luisa. Scendiamo e andiamo a vedere che cosa c'è nel cuore di Modena. Quindi, ricapitolando, in questo rione importante di Reggio Calabria, nel cuore dove c'era questo campo sportivo, dove praticamente sono cresciute intere generazioni, hanno giocato i bambini non solo di Modena, i ragazzi di Modena, ma di tutta Reggio Calabria, vogliono fare due palazzi, perché ci manca, qua praticamente la cosa che servirebbe sarebbero due palazzi. Vedete, qua c'è un'area ricreativa che dovrebbe essere rivista, perché qua vedete c'è la Prologo, qua vengono gli anziani del quartiere, anche i giovani. Ovviamente per arrivare dove stiamo per andare c'è il rischio, vedete, qua si rischia la vita veramente, perché qua uno che non è veramente in condizioni psicofisiche perfette qua rischia di cadere, anche io che non sono in condizioni fisiche perfette rischio di cadere. Allora facciamo, attraversiamo la strada e andiamo verso le abitazioni, venite. Ciao. Allora, andiamo a vedere all'interno del rione. Qua ci hanno segnalato una perdita di fogna. Ecco qua. Stiamo entrando nel cuore di Modena. Ecco qua, andiamo a vedere questa perdita di fogna che da non so da quanto tempo. Vieni Maria Luisa, qua stiamo andando a vedere Emiliano. Questa perdita che ci hanno segnalato, così guardate le segnalazioni che voi mandate quotidianamente sono centinaia. Ovviamente io spero di poterle venire a vedere tutte, ma questo serve per capire da dove partiamo per ricostruire la nostra città. Allora, bene, allora qua praticamente c'è una fogna a cielo aperto. Sta venendo? Bene, ecco qua, vedete? Qua c'è questa. Ai. Bene. Guardate qua. C'è un piccolo gattino qui. No, questo qua vi spiego, già sono venuti. Bene, vi bene. Spiego tutto io. Sì, siamo in diretta qua. No. Benissimo, allora vai. Io non voglio. Bene, esci fuori, dai, non ti fare vedere. Scappa. Allora. Benissimo. C'è un palazzo dove sono disabili e gente dializzata. Bene. Non può più vivere. Io ho una nipote di 22 anni. Sono più di 15 giorni che sono sigillati in questi appartamenti. Vedete qua? E lasciamo stare se oggi non c'è vento, ma quando c'è vento questo per tutto il quartiere. Ecco, vedete qua, andiamo a vedere. Continuiamo per sotto, dato che dobbiamo vivere così. Attenzione, cerchiamo di non andare. Non si può più vivere, qua c'è gente dializzata, gente che fa dializzi. Non si può stare. Un odore veramente. Il comune si prende la responsabilità, chi di competenza. Io mi prendo la responsabilità che fra tre giorni questo schifo non è sistemato. Io, Nino Giordano, il comune, riesco a darle in faccia perché me la votano un po' di più. Vieni qua, Nino. Vieni, calma. Andiamo calmi che dobbiamo stare. Allora, Nino, giustamente, guardate qua. Ecco, ha ragione, perché ovviamente le cose vanno risolte in maniera democratica. Allora, Nino, facciamo vedere. Noi le cose le dobbiamo risolvere in maniera democratica, secondo le regole della democrazia. Però la protesta... Guarda qua. Aiutaci, per favore, a risolvere tutti questi problemi. Beh, Nino, tu hai ragione. Guarda qua. Certo, dobbiamo risolverli con...
la legge e con i regolamenti del comune, protestando anche, infatti stiamo protestando, vedete? È normale qua che c'è questa concentrazione di popolazione, vedete, siamo nel cuore, Emiliano. Ma questa allora, qui è qua assolutamente. Aspettate. Emiliano, questa è una priorità assoluta, qui si deve intervenire entro 24 ore, immagino si debba intervenire. L'idea che ci possa essere, ci possano essere persone già che hanno già difficoltà e che nessuno intervenga, va a umiliare ulteriormente le difficoltà che gli esseri umani vivono. Quindi ci sono delle cose dove, che sono priorità assolute, qui si deve intervenire nell'immediatezza. Mi dicono che sia segnalata questa crisi. Sì, è stata. Da quanto tempo l'avete segnalata? Più di 15-20 giorni. Adesso Maria Luisa, dici qualcosa. Beh, guarda, le immagini parlano da sole, l'odore è veramente fastidioso. Immagino la gente che abita qua. Ci saranno anche bambini, oltre alle persone anziane, ma anche una persona normale, voglio dire, non ha comunque il diritto di vivere in un ambiente sano. Poi ricordiamoci una cosa che è molto importante. L'ambiente in cui viviamo costituisce e fa la persona. Se noi lasciamo nel degrado le persone questo conoscono e questo fanno. Ok? Quindi bisogna agire nel modo più veloce possibile, nel modo migliore possibile, perché non è in una condizione questa di poter lasciare una cittadinanza veramente allo sbando. Grazie Maria Luisa. Allora, vi faccio vedere qua. Vedete, qua avevano iniziato qualche lavoro, sicuramente, ma l'hanno lasciato. Giriamo da questa parte, così vediamo di sporcarci. Ecco, cari concittadini, questa è la nostra città. Ma di queste cose ce ne sono a centinaia. Capite? Cioè il problema qual è? Che noi dovremmo prendere, ovviamente io prendo alcune cose in particolare per farvi capire lo stato di degrado della nostra città, ma ricordatevi sempre che noi dobbiamo risolvere i problemi. Quindi che faremo ora come Rivoluzione Reggio, come Alternativa Popolare? Che faremo come, diciamo, politici servitori della città? Faremo nella posizione in cui ci troviamo tutto quello che possiamo per risolvere il problema. Faremo segnalazioni. Io farò una lettera anche all'ASP, perché qua c'è un problema di igienico-sanitario gravissimo, di cui è responsabile ovviamente il sindaco, che è l'autorità più alta in campo sanitario di una città. Dopodiché, ovviamente, noi proporremo per ogni problema la risoluzione del problema, perché un progetto politico serio, vero, deve risolvere i problemi della gente. In questo caso noi li denunciamo per far capire in che condizione si trova la città, e poi bisogna risolvere i problemi, bisogna risolvere i problemi. Allora, io, cari concittadini, vi lascio con questa riflessione. Abbiamo visto un'area importantissima degradata al centro di Modena, che deve essere salvata da due palazzi del demanio. Il sindaco ovviamente non ha fatto nulla, negli assessori, perché ovviamente, come avete visto, c'è tempo anche ad andare in palestra per assessori, sindaci, consiglieri comunali della maggioranza. Dopodiché è chiaro che qualcosa bisogna farla subito, perché noi dobbiamo ovviamente subito. Io vi consiglio una raccolta firme che sia supportata dalla richiesta che farò io, certo. Dopodiché ovviamente c'è anche l'emergenza di questa fogna a cielo aperto, che cercheremo ovviamente con tutti i mezzi, con tutto quello che possiamo, cercheremo di risolverlo. Ma lo dovrà già risolvere l'amministrazione, che qua non è fogna, diciamo, in un posto dove non ci sono abitazioni, al centro perfetto di tutta una serie di abitazioni, al centro di Modena. Quindi, cari concittadini, Emiliano, vieni. Ciao Emiliano, grazie di essere intervenuto. I bisogni e la validità di un'amministrazione, il valore di un'amministrazione si misura da come riesce a impattare i bisogni di chi non si può difendere spesso, i bisogni di chi ha più difficoltà, i bisogni di chi più difficoltà. Quindi, per favore, c'è dializzati, malati, c'è bimbi, non si può vedere questa cosa. Quindi io auspico che si possa intervenire nel più breve tempo possibile. Che questa qui è poi il tornasole di quanto un'amministrazione possa dirsi di valore. Grazie a tutti, grazie a te. Grazie a te. Allora, l'ultima considerazione prima di chiudere. Beh, speriamo. Intanto ti ringrazio per essere venuto e per aver segnalato questo problema. Insieme, insomma, si può lavorare, si possono fare tante cose. Io mi auguro veramente che l'amministrazione prenda in carico questa questione e risolva il prima possibile, veramente già domani mattina stesso dovrebbero essere qua a risolvere il problema di questa fogna. Va bene. Grazie cari concittadini, buona serata, buon pomeriggio e buona serata. Arrivederci.